Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Come vi avevo promesso, sono tornata con un nuovo video e finalmente il vostro tanto atteso haul di Shein. Per chi mi seguisse da un po' più di tempo, già sa che collaboravo con Shein, poi per un periodo avevo smesso, nel senso che non mi andava di fare sempre gli stessi video. Loro adesso mi hanno riproposto una collaborazione. E quindi ho pensato, siccome da tanto che non lo faccio, molti di voi piacevano questa tipologia di video, poi molti di voi comprano comunque da Shein, quindi magari vi andava di avere un codice sconto in più. Bene, sono tornata per questo. Perché questa volta ho accettato? Perché questa volta sentivo un sacco di rumori molesti intorno, ma è mia mamma o i vicini, quindi lol. Perché? Perché loro mi hanno dato per Pasqua, quindi visto appunto che vabbè, Shein è cinese, quindi comunque loro stanno nella nostra situazione attuale, hanno fatto uno sconto un po' particolare. Vi lascio il codice qua sotto perché sono numeri e lettere, vabbè, copiatevelo. Questo sconto vi dà un ulteriore 15%. Come sapete, è un sito che è veramente low cost. Fate solo attenzione ai materiali perché appunto alcuni sono più bellini di altri. Dove vedete che c'è cotone, ovviamente sempre meglio che a quelli che hanno solo elastan o poliestere perché sono molto sottili o tendono a puzzare dopo un po', quindi soltanto fate attenzione ai tessuti, però in realtà è molto conveniente, costa pochissimo. Vi lascio linkati qua in ordine i prodotti che vi ho mostrato perché sono un po', quindi adesso non mi ricordo, ma non penso di aver speso tanto, nel senso che non sono appunto cose parecchio costose. Comunque questo codice sconto vi dà un 15% ulteriore su una spesa minima di 39 euro, che penso sia comunque abbastanza conveniente. Fatemi sapere come sempre qual è poi di questi che vi mostrerò il vostro capo preferito. Iniziamo con il capo che vi ho spoilerato l'altra volta nell'ultimo video, che era questo. Ovviamente poi vedrete anche le scene dove passa io il adesso vi dirò cosa ne penso, perché alcune di queste cose comunque non le ho ancora provate, quindi vedrete le clip indossate che registrerò successivamente. Quindi tiriamo fuori. La cosa bella è che Shein ti manda tutto in queste bustine, quindi è molto molto bello. Cioè penso costi più il packaging dei vestiti stessi, quindi. Allora, questi pantaloni, se riesco, mettevo qua lo screen di come dovrebbero essere addosso e sono quelli che mi convincono meno di tutti, spoiler, perché addosso non hanno questa forma. Questo qua l'ho già provato, comunque. Il pantalone appunto dovrebbe essere così, spero di essere riuscito a mettervelo. E già soltanto guardandolo così, a parte che c'è tipo tre volte messa taglia, ma ok. E ho preso forse o L o XL, ma perché guardando dalle misure mi sembravano molto piccoli. E tra l'altro appunto dovrebbero essere un po' aderenti sulle cosce e un po' più dritti sotto. E sono solo esattamente tutti dritti. Il materiale dalla foto sembrava tipo un denim, comunque un materiale spesso. Questo è piuttosto, non lo so, un po' tipo tovaglia, cioè molto leggero. Nel pacchettino c'era anche la catenella, ma non so dove l'ho messa, che comunque è la catenella che va agganciata da qua dietro. Ma comunque, vabbè, io ne ho 300, la riutilizzerò sicuramente per altri pantaloni. Questi qua devo ancora capire come indossarli, se mi piacciono o se tagliarli e riutilizzarli in un'altra maniera. Questi non sono super promossi, però è solo l'inizio perché ci sono un sacco di cose bellissime, quindi let's go on. Altro pezzo, quello che mi vedete addosso, abbasso leggermente la videocamera, ok? È una magliettina molto easy, molto semplice, tra l'altro è di cotone, dovrebbe essere questa, quindi è ottima. Ho preso la L ed è fatta tipo crop top, cioè crop top si arriva alle, boh, quasi all'ombelico, e ha questo rifinimento in pizzo, molto molto bellina. Ci sono un'altra valanga caterva di colori, quindi devo dire che questa qua sopra provata è bella comoda, è carina, mi piace un sacco. Ma vi mostro anche a cosa l'ho abbinato, visto che anche questo ce l'ho addosso, così vi fate un'idea. Scusate il casino che vedrete dietro nella mia stanza. Ho preso anche, ho scelto anche questa gonnellina. Allora, è un po' larga, cioè me la farò un po' aggiustare. È tipo denim, ma è un denim molto leggero e qua ha gli strappini, si vede un po' attraverso. Dio, su che sono, ci sono troppi spoiler, se no. Però appunto mi piace un sacco. Poi la volevo un sacco gialla, come sapete, uno dei miei colori preferiti, quindi. Ok, ho toccato delle cose, vabbè. Appunto, è uno dei miei colori preferiti, quindi questa gonna è super 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 approvata, ma magari poi vi farò vedere una clip un po' migliore con meno
bordello dietro. Tra l'altro anche della gonna mi sembra di aver preso L o XL per stare un po' più comoda, anche se appunto lo farò magari aggiustare sulla vita, perché vabbè, non so se mi seguite su Instagram, sto facendo un sacco di workout, di esercizi ora che sono a casa, mi annoio. E mi sto mettendo un po' più in forma, perché so di non essere la più figa delle ame, però appunto ci sto tenendo un po' di più e sto tirando giù un po' di pancetta, quindi cercherò di migliorare la vestibilità di questa cosa. Andiamo a pescare. Questo qua è super super bello. Allora, si vede, si intravede qualcosina. Tanto la busta è più grande della borsina stessa. Lui tra l'altro è quello a cui davo meno chance di tutte, ma quello che mi piace di più è un top fatto un po' come quelli che vanno adesso un po' online. Scusate, un po' spiegazzato, ma giustamente non l'ho stirato. E rimane qua su tipo arricciato e poi qua sotto ha queste cuciture un po' più spesse che sembrano tipo simil corpetto. Se non sbaglio, vediamo se c'è la taglia su questo. Tra l'altro l'etichetta è messa davanti nelle tette, scomodissima, MAC. Che taglia ho preso? Allora, ho preso la XL. Non so perché, magari ogni volta che faccio questi video tipo, mi vedo tipo più grassa di quello che sono, non lo so. Comunque, penso lo vedrete anche da qui, cioè tipo è enorme rispetto a me, soprattutto perché io non ho tette, quindi questa cosa qua è vero che deve stare molle, cioè come se uno non avesse reggiseno, ovviamente io non posso andarci in giro senza, però vabbè. Però questo qua ovviamente l'ho già provato, penso che me lo farò riprendere qua di fianco e le spalline, perché questo tipo di spalline solitamente a me stanno troppo... cioè letteralmente troppo lunghe, poi si ammollano molto facilmente, quindi mi farò solo sistemare le spalline e togliere un centimetro dai lati. Per fortuna c'è questa cucitura grossa, perché appunto è meglio così, nel senso che almeno rimane più comodo addosso. Adesso appunto vedrete la clip dove passa, ma lo adoro, è veramente veramente bellissimo. Andiamo a pescare. Peschiamo qualcos'altro. Allora, questa ancora non l'ho provata. Dovrebbe essere una giacchettina tutta nera. Volevo una giacchetta un po' primaverile, di quelle un po' tipo simil scamosciato che vanno di moda negli ultimi anni. Ho preso la XL, così avete già. Allora, è fatta così. Carina, dai, non sembra male. È un po' tipo corta come effetto e ha le maniche larghe da pittore. Adesso, vabbè, la proviamo così. Ve la faccio vedere direttamente addosso così questa. Anche se neo su neo si capirà poco. È molto molto leggera come tessuto, quindi sarà una cosa che andrà bene magari per tra un mesetto, però con i tempi di spedizione, che vabbè solitamente sono una settimana, massimo due, da Shein, abbiamo il tempo di finire la quarantena e di tornare al caldo. Allora, come vedete qua è dove cadono le spalle, quindi comunque l'effetto è come se fosse tipo oversize, però è molto molto bellina. Ti abbasso di nuovo. È molto carina. È morbida, bella, questa mi piace. Ho fatto bene a prenderla XL, così ci rimane leggera, morbidina, molto molto cute. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lei direi anche questa super super approvata. Sto adesso agitata tutta la fotocamera. L'unica cosa che però non è approvata sono i pantaloni, ma perché sono un po' terrificanti, vabbè, dettagli. Andiamo a pescare un po'. Ok. Anche questa in realtà l'ho provata, vi darò già un parere mentre magari vedrete poi le immagini. È una felpa, l'ho scelta ovviamente bianca e nera per da usare un po' più per lavoro, ma volevo una cosa un po' più classy. Infatti ha lo scollo a V, a barca, quindi dovrebbero uscire le spalle. È corta, tipo crop top, e ha le maniche belle larghe e cadenti con questo fiocchettone tra le borchie. Allora, è bellissima, cioè a me piace veramente un sacco addosso, è super super bella. L'unico problema, adesso appunto la vedrete passare addosso, dovrebbero uscire le spalle, nonostante questa sia una LXL forse, non escono le spalle, cioè rimane troppo stretta e fanno le punte in su, quindi la tengo con una spalla sì e una no, e così rimane cadente su una spalla, ma perché dritta non posso tenerla, cioè sarà che io comunque ho le spalle un po' larghe. Però non lo so, non mi fa impazzire l'effetto che ha addosso. Via! Ho perso un pezzo. Sentirete il rumore, ma questo ve lo mostro tra le ultime cose. Allora. Molto bellina, questa devo ancora provarla, però mi ricordo che cosa ho scelto perché mi sono levata una settimana, quindi ottimo. È sempre una felpa.
questa volta un po' punk, un po' grigio. Cioè non è punk perché è grigio per le scritte, vabbè, ci siamo capiti, insomma. Allora, è una felpa con cappuccio. Tra l'altro è enorme il cappuccio, bello, mi piace, molto carina. È leggera, però devo dire che pensavo peggio, invece no, sembra proprio di un bel tessuto anche. E ha... bella, ci sta. Ha questo dettaglio qua, se vedete qua è tutta bucata. Quindi in realtà ci si può mettere tipo solo un reggiseno, un top un po' carino, qualcosa del genere. O una maglietta che vogliamo che si veda. E sotto c'è scritto Stay Alive, penso. Vabbè, mi piaceva un po' la calligrafia. Poi essendo grigio e nero, cioè si può mettere un po' sempre. Ed è bella perché, ah ok, non ha le maniche rifinite, quindi sembra fatta tipo male, un po' tutta strappata. E ha questa cosina qua sulle spalle, cioè di quelle che sembrano un po' al contrario. Però è larghina, bella. Questa qua addosso dovrebbe essere molto molto carina. Direi che adesso la proviamo, mi fate sapere voi cosa ne pensate. E passiamo al pezzo forte. Pezzo forte, in realtà sono molto soddisfatta di praticamente tutto l'haul, appunto, tranne i pantaloni. Questo completo qua, devo dire che sarà per come mi sto piacendo un po' di più adesso, mi piace da impazzire addosso, cioè mi sento veramente bella. È un completo nel senso che... cioè, è stato 10 minuti sul letto, sta busta è già piena di peli del cane, vabbè, lol. Allora, ho preso la L, ed è una gonna, e di cotone tra l'altro sto completino, è una gonna tutta dritta, a tubo, con l'elastico, che praticamente dovrebbe salire fino a qua sotto, tipo alle costole, e stare tutta dritta, aderente al corpo, molto molto figo. Tra l'altro c'erano anche altri colori, e abbinato a il suo top, che è un top un po' più corto. Tra l'altro lui si può abbinare poi con tutto, perché i completi si possono anche spezzare, quindi se volete andare su qualcosa di conveniente andate sui set. E rimane appunto proprio a canotterina e dovrebbe attaccarsi lasciando qualche centimetro tra lui e la gonna. Vediamo, lo vedrete indossato. Sono molto speranzosa, questo qua è uno dei miei preferiti in assoluto. E questa volta, signore e signori, ci siamo sbizzarrite, perché sì, ho preso degli accessori, ma non normali accessori, accessori un po' strani. Primo, lui non lo vedrete in busta, è arrivato in una busta, ma mia mamma l'ha già stirato perché ho visto che è un po' tutto schiacciato, quindi ho bisogno di ritrovare la sua forma. Non giudicatemi, ho deciso di darmi alla pesca del salmone. No, lo vedevo da tutte quante, anche su TikTok, da tutte le e-girls, tutti sti così con le borchie, così. Questi capelli da pescatore non mi sono mai piaciuti, ma devo dire che non è nemmeno malissimo, dai. Io faccio un po' schifo coi capelli, eh. Però, non è male. Tra l'altro queste cose qua fanno un rumore atroce, però devo dire che... sorpresa, cioè è molto carino, ma non lo so, vedremo in cosa lo utilizzerò. Sicuramente in qualche TikTok, perché è molto, molto bellissimo, fa molto i girls con questo. E ultimo, ma non per importanza... ho voluto esagerare con quelle collane che piacciono un sacco anche a voi, perché questa qua di Asos purtroppo sta diventando arancione. Tra l'altro questa collana pesa tipo 15 kg solo lei. Spacchetta Menji, oh no! Il fail in diretta. Ok, dovrebbe stare tutto bene, tutto a posto. Allora, è fatta così, c'è una collana unica con tutti questi strati. Allora, diciamo che il mio preferito è quello con il lucchetto. Però è anche questo qua con la spillona da baglia, ha questo particolare un po' kitsch di questa spilletta da baglia, ma la cosa più cringe sono questi dadoni, però non so, hanno qualcosa che mi piace, non hanno dei brillantini, è tutto tipo metallizzato, però la trovo molto bella. Ho un nuovo feticcio per le cose kitsch, non lo so, molto figa, non costava nemmeno tanto, quindi ho detto why not. Niente, quindi questo era l'ultimo pezzo del nostro haul, anzi adesso lo indosso pure così vediamo. No raga, comunque direi niente male, cioè ci sta, molto piena di cosine, bella. Devo dire che lei è approvata, un pelo del cane, non ha un filo, ok. Non lo so, fatemi sapere che ne pensate, ovviamente come sempre qua sotto nei commenti voglio, secondo voi, quello che è il migliore dei pezzi. Per vedere chi è arrivato fino a qui nel video, voglio che commentiate con hashtag fail in diretta, che sono io che lancio la collana prima ancora di averla aperta. Allora, noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi lascio qua sotto tutti i link ai miei social, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con le notifiche e soprattutto appunto se volete approfittare dello sconto qua sotto trovate tutti i dettagli
E niente, fatemi sapere cosa ne pensate del video. Ciao!